tutto sono circa 100 le aziende e le etichette aretine che prenderanno parte in forma autonoma e non alla 50ª edizione di Vinitaly, la grande fiera dedicata alle eccellenze enologiche italiane. Le valigie dunque sono già pronte, i produttori dell'aretino sono già in marcia verso il Veneto. Ad accompagnare la Camera di Commercio non poteva mancare l'associazione Strada del Vino Terre di Arezzo. Dal 10 al 12 aprile lo stand aretino accoglierà i visitatori provenienti da tutti e quattro gli angoli del paese e i sempre più numerosi appassionati e buyer esteri. Però diciamo che abbiamo lavorato ponendo basi perché ci siano le prerogative per farla diventare una fiera significativa nei numeri, nei risultati, perché poi questo conta. Dobbiamo portare a casa per i nostri vignaioli, o meglio, dobbiamo mettere porre le condizioni ideali perché i nostri vignaioli riescano a esprimersi, a avere visibilità e quindi a comunicare quello che di buono fanno. Abbiamo iniziato bene perché è arrivato un premio, non dico inaspettato ma sorprendente, per chi conosce un pochino meno bene il nostro territorio, però ecco, c'è un concorso enologico in Italia ormai caratterizzato negli anni e c'è stato un vino aretino, un Syrah in purezza fatto nella zona di Caposeldi, si chiama Quasimo Primo, prodotto in poche bottiglie, che si è aggiudicato nei 5 Wine Star, come li chiamano in Italia, ovvero il massimo del punteggio, il massimo delle onorificenze, quindi 92 centesimi, e questo è, lo prendiamo sicuramente come buon auspicio per vivere una fiera serena e costruttiva. Ecco, parlavamo prima dell'importanza del Vinitaly, una grande vetrina per il territorio e per le sue eccellenze. Sì, funziona proprio così, Vinitaly è la vetrina, quindi se tu non sei presente, di questo ringraziamo il Canale di Commercio che ci permette di esserci nel miglior modo possibile, perché da soli sarebbe veramente impossibile ormai, devi esserci, altrimenti dimostri che come territorio non ci sei, oppure non sei così appetibile per essere in quel contesto. Noi ci siamo ormai da tanti anni, con una bellissima postazione al centro della Toscana e con la possibilità di dare spazio per creare operatività. Questo è il nostro compito, quindi ecco, di questo dobbiamo essere grati. Camere di Commercio continua a investire tantissimo, tra l'altro sono rimaste due le Camere di Commercio toscane che continuano a investire in maniera importante su questa fiera e soprattutto su questo settore, che è la cosa che è forse più preoccupante in generale. Quindi ecco, averli vicino per noi è garanzia di poter lavorare al meglio. I dati circa l'export del vino anche aretino parlano chiaro, insomma è un settore che va quasi a braccetto con l'oreficeria, che è l'eccellenza del territorio. Sì, sì, viviamo in mondi diversi ma viviamo nella stessa casa, ognuno ha le proprie prerogative, l'agroalimentare quest'anno, anzi non l'agroalimentare, l'export di vino ha portato a casa circa 81 milioni. E non sono pochi, questo è, se consideri che questi 80 milioni sono collocati in una reale che vive mediamente in situazioni che sono medio-piccole, la cifra diventa ancora più significativa. C'è un punto che però bisogna tenere in considerazione, perché poi non è sempre tutto rose e fiori, è quello che, essendo questa realtà, tranne grandi aziende che comunque sono strutturate per far sì che commercialmente possano andare da sole a affrontare i mercati, chi è piccolo deve stare assieme per avere la voce un po' più alta e per poter essere sentito in maniera sicuramente più profonda. Presidente, ci siamo, la 50ª edizione di Vinitaly è ai nastri di partenza e non mancherà sicuramente la presenza della provincia di Arezzo. In quanti saranno presenti a Verona? Ma guardi, noi come sempre saremo presenti numericamente in maniera importante al Vinitaly, perché non è assolutamente possibile non esserci. È un momento importante per la promozione dei vini del nostro territorio, che devo dire che in questi ultimi anni stanno crescendo soprattutto in qualità. L'export nel comparto vitivinicolo sta aumentando, nel 2015 rispetto al 2014 è aumentato del 18,2%, nonostante anche nei paesi europei da parte dei consumatori sia diminuita la quantità del vino consumato, mentre invece c'è un'attenzione, e quindi questo è sinonimo di una crescita culturale, di un'attenzione nei confronti della qualità del vino che viene utilizzato, che viene consumato. E devo dire che la nostra provincia da questo punto di vista ha fatto dei passi davvero importanti e le etichette, come ripeto, conosciute ormai a livello internazionale, sono tantissime.